Partiranno in primavera i lavori per la nuova rotonda in piazza Curti a Dorno, nell'incrocio vicino alle scuole elementari. Si tratta dell'ultima fase della revisione viabilistica avviata lo scorso anno dal comune, con l'intento di liberare il centro abitato dal traffico congestionato dei mezzi. Era stato uno dei punti contenuti nel programma elettorale del sindaco di Dorno Francesco Perotti, sin dall'inizio del suo mandato nel 2019. Un punto per il quale, per poter essere concretizzato, era stato promosso uno studio della viabilità locale. Ora si tratta di completare l'ultimo passaggio del progetto, che prevede la rotatoria in piazza Curti per rallentare il traffico dei mezzi in un punto sensibile, quello nei pressi delle scuole elementari e della casa di riposo. Si tratta infatti di un incrocio di 5 strade e che troppo spesso invita gli automobilisti a pigiare forte sull'acceleratore. Per metterlo in sicurezza, il comune di Dorno ha ricevuto un finanziamento regionale. Entrava tra quei lavori che avevamo definito all'interno di uno studio generale di quella che era la viabilità del paese. È un lavoro che ammonta a circa 290.000 euro, di cui 95.000 euro vengono finanziati a fondo perduto dalla Regione Lombardia. I lavori in piazza Curti, a Dorno, incominceranno in primavera inoltrata, in concomitanza con la fine dell'anno scolastico, al fine di diminuire i disagi delle famiglie che accompagnano i figli a scuola. L'obiettivo dell'amministrazione comunale dornese è di completare la rotonda entro la fine dell'anno. I lavori presumibilmente inizieranno intorno al mese di maggio, e si inizierà inizialmente sulla parte che non riguarda prettamente la viabilità, perché essendo nelle vicinanze della scuola e quando si lavorerà sulla viabilità dovremmo chiudere in parte, e creando quindi si andrebbe a creare troppo disagio per gli alunni e i genitori che vanno a prendere i bambini a scuola, e quindi si è preferito non partire subito adesso, per dire a marzo, ma abbiamo rimandato a fine maggio, insomma nella seconda metà di maggio, per poi proseguire appena dopo i primi di giugno, appena dopo la chiusura delle scuole, in maniera di non andare a intralciare quella che è il normale afflusso degli alunni e dei genitori verso la scuola.